intanto io vi do il benvenuto e do il benvenuto ai nostri ospiti. Ci hanno assegnato questo compito abbastanza, insomma, complesso e complicato, e come ho chiesto anche a loro, ci hanno dato quattro parole chiave, no? Ci hanno dato futuro, sala, cucina e Puglia. Quindi, aspettando insomma anche Giovanni Tortora, io inizierei a chiacchierare con il primo di voi che ha voglia di raccontarci come si può declinare questa parola futuro nella nostra regione e rispetto a quello che in qualche modo è il nostro campo di interesse. Chi vuole, chi si vuole candidare? Dovresti avere anche un microfono, se no te lo passo. Sì, ok. Allora, parola futuro, futuro veramente importante. Diciamo che negli ultimi 10 anni questo territorio si è proiettato veramente sul futuro e ha portato in casa tutti quei talenti che erano via. Io parlo della mia esperienza e del posto in cui lavoro, dove ogni anno acquisisce talenti che arrivano da altri paesi pugliesi che finalmente riusciamo a riportare a casa. Dunque sicuramente, e questa è la chiave, quella di far venire di nuova fame, far venire di nuova voglia di crederci in questo territorio, quello che è mancato un po' dalla mancanza di strutture forse che competitive, dalla mancanza dove... Io sono andato via dalla Puglia perché esistevano solo sale ricevimenti e non volevo fare matrimoni. Quando c'è stato il mio primo colloquio con Borgo Ignazia, la prima cosa che gli ho chiesto è detto: quanti matrimoni fate? Mi ha detto: nessuno. Allora, ok, va bene. Sì, perché venivo da quel mondo lì e non volevo, cioè ero scappato dalla Puglia proprio per questo. E finalmente... Eccolo il ritardatario. Ma lo perdoniamo, no? E allora il futuro è proprio questo, quello sempre di avere imprenditori che investono in un territorio ma credono in una ospitalità di alto livello, che non deve essere di alto livello per forza su posti da 5 stelle, ma dove la nostra ospitalità naturale pugliese è messa a disposizione di tutti. Perché noi ce l'abbiamo veramente nel sangue, cioè ci viene facile sorridere e aspettare la gente a braccia aperte. Non dobbiamo, io guardo in alcune catene famose al mondo, fanno dei corsi per come dire ciao e come sorridere, cioè fanno dei corsi perché non ce la fanno. Immaginate in Germania, immaginate, ma anche in Francia. Noi invece non perdiamo tempo su questi corsi qui, anzi noi dobbiamo un po' certe volte calmare un po' l'euforia dell'accoglienza, che può essere presa da alcuni come qualcosa di troppo intimo, no? Però noi siamo così. E sicuramente io sono qui dal 2016, è un territorio che negli ultimi 5 anni ho visto sempre di più crescere in tutti i settori, ma anche, permettetemi di dire, anche uno sforzo politico differente, importante. Cioè finalmente c'è un gruppo che ci crede veramente e che sa benissimo che questo territorio può dare tantissimo. L'importante è quello di non cadere troppo nella banalità e dunque creare situazioni che si possono trovare ovunque. E parlo sempre della mia esperienza qui al Borgo. Secondo me, quello che è stata la chiave vincente di quel posto è avere una sua identità ben precisa e non cadere in una banalità, dunque non avere qualcosa che puoi trovare in un altro posto. Infatti il motto è nowhere else, quello che vivi qui non puoi vivere da un'altra parte, e questo sta nel cibo, sta nelle persone, sta nel luogo. Cioè io non ho mai pensato
di mettere in un menù un foie gras, un caviale, un astice, ma per me quel avevo capito subito dove ero e qual era il motto, dunque per me ci doveva essere lo gnumaredo, la bombetta, cioè quello che potevano mangiare solamente qui. Doveva esserci la Puglia nel piatto. La Puglia nel piatto. Facciamo qualche chilometro e andiamo a Conversano. Lì come lo vedono il futuro? Vado io, direttore. Buonasera a tutti. Il futuro a me piace pensare che sia oggi, che non sia domani. Il futuro è, dobbiamo tutti convincerci che è oggi e che quindi spostare in avanti anche delle volontà, degli impegni come fossero lontani, ma impegnarci ad ottenere dei risultati oggi, perché oggi stiamo anche per merito di un sistema, per merito dei privati, per merito di tante iniziative coraggiose che ci sono state, che hanno creduto, hanno avuto una visione in un territorio. Sicuramente, come sempre, tutto è perfettibile, ce ne possono essere di più, ma stanno arrivando. Ma soprattutto investire tanto da tutti i punti di vista su un territorio che fino a qualche anno fa vedeva sempre iniziative positive all'esterno e che finalmente si è chiesto perché non qui, abbiamo preso consapevolezza di questo e finalmente i risultati iniziano a premiarci e a riconoscerci quelle che sono le nostre potenzialità. Per cui io dico abbiamo davvero tutto, le risorse umane e le caratteristiche delle risorse umane, quelle a cui faceva riferimento Domingo, quindi lo spirito, quasi la naturalezza con cui ci piace ospitare nei luoghi senza essere eccessivamente informali, ma con la giusta professionalità, magari questa è una cosa su cui perfezionarci, trovare il punto di equilibrio tra il modo in cui ospiteremo a casa e il modo in cui, giustamente, confrontandoci con una clientela anche internazionale che ha altri parametri, quindi essere allo stesso tempo professionali e distinguerci per questo. Io ritengo che abbiamo nel nostro DNA la solarità e tutte le caratteristiche per poterlo fare. A questo aggiungiamoci un impegno, uno studio, anche indurre, voglio dire, le nuove generazioni a capire che non esistono scorciatoie e che lo studio, la professionalità, a prescindere dal resto, dal folklore, dal carattere, è fondamentale per guardare avanti. E a mio avviso l'equilibrio e la formula giusta non è difficile, è questa, è sensibilizzare tutti coloro, sia chi già lo fa da tempo, ma anche tutte le generazioni che si affacciano nel nostro lavoro, è questa. Naturalmente questo vale non solo voglio dire, per la sala, ma spesso, così come Domingo ne testimone, voglio dire, la gente dopo l'esperienza a tavola ha voglia di guardare in faccia e di guardare negli occhi per complimentarsi, per raccontare, insomma, le proprie sensazioni anche con i protagonisti di cucina. Quindi spesso magari prima era visto, voglio dire, come la sala sempre con il frontman del ristorante, poi la cucina un passo più indietro. A mio avviso oggi l'uno deve saltare l'altro. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Se no ci spostiamo a Lecce poi. Ma sì, allora, buonasera Riccardo, sì, tutte cose giuste, ma alla fine bisogna, chiaramente tu hai detto una cosa giusta, bisogna partire dal passato, e ne parlavo con Giovanni stamattina, no? Almeno personalmente noi facciamo questo lavoro almeno da più di 25 anni. No? Per questo è arrivato in ritardo. Sì, per questo, ovviamente. No, sì. No, perché ancora. Gli ho fatto la testa tanta prima, quindi forse okay. Si è preso un po' di pausa. I nostri sforzi in un certo senso devono valere a qualcosa, no? Perché altrimenti, cioè, noi abbiamo sempre avuto tutto poi alla fine, prodotti, persone, anche posti interessanti, no? Che poi adesso, no, si sono evoluti. Però i nostri sacrifici devono valere qualcosa, quindi significa che
necessariamente nuove generazioni che hanno, no, già tutto, va bene? Devono lavorare sodo. Alla fine parte tutto alle persone. Il futuro sono le persone. Le persone che mandano avanti piccole industrie, piccole situazioni, le persone che lavorano sul campo. Dipende da noi. Ci sono pochi segreti alla fine. Duro lavoro, non ci possiamo appigliare a niente se le cose vanno male. Cioè, bisogna essere sempre positivi e tirare dritto, no? E lavorare. Fattore umano come chiave del futuro. Mi sembra che su questo siate abbastanza d'accordo tutti, no? E appunto, dicevo, arriviamo a Lecce, l'ultima delle realtà, diciamo, delle tre presenti sul nostro palco, quindi anche più giovane come nascita. Voi come lo vedete questo futuro dal vostro punto di vista? Buonasera, sicuramente quello che dicevano i colleghi non fa una piega, sicuramente il capitale umano, il fattore umano è fondamentale. Credo che al di là, diciamo, dell'essere fortunati in questi ultimi anni di aver avuto un'evoluzione in termini di tipologie e qualità di strutture presenti sul territorio. Io ricordo 15 anni fa, quando ho iniziato a fare questo lavoro, non vedevo grosse possibilità di poter imparare, quindi per forza ho dovuto emigrare, per fortuna, perché comunque si fanno delle esperienze. Quindi magari i ragazzi, i giovani, al giorno d'oggi, hanno la possibilità di confrontarsi con dei professionisti, cose che qualche anno fa non c'era. Detto questo, come possiamo, diciamo, intervenire sul valore umano? Facendo innamorare di questo lavoro, perché ultimamente forse sto un po' passando questa voglia per diverse, diciamo, vicissitudini. Sicuramente nella formazione. Io vengo da un periodo, diciamo, di insegnamento in un'accademia di cucina italiana, quindi credo che investire in formazione nel personale ci potrebbe permettere di creare futuro, cioè creare quelle che sono le leve da qui ai prossimi 10 anni, quindi non essere gelosi ma trasmettere quello che, diciamo, condividere, condivisione e formazione credo che siano le chiavi del successo per il futuro, ecco. Va bene. Eccolo. Innanzitutto, adesso ci aspettiamo delle cose sfavillanti. Mannaggia. Innanzitutto buonasera. Vado? Ok. Sì. Innanzitutto buonasera a tutti e scusate per l'attesa. Il parcheggio è sempre molto difficile. Insomma, continuare dopo, aggiungere qualcosa dopo tutti questi personaggi importanti è molto difficile, ma mi collego sicuramente sia a quello che ha detto Antonello che Domingo. Il futuro è adesso, cioè non possiamo pensare troppo in avanti, perché poi se pensiamo in avanti ci dimentichiamo il momento attuale e rischiamo di non viverlo nella maniera giusta. Condividevo tantissimo la frase del pezzo di Domingo dove parlava del territorio. Oggi spesso andiamo in giro nei ristoranti e troviamo plume iberiche o tanti prodotti che pensi, ma il maiale nero del Gargano, perché non utilizzarlo? E allora ti dici, probabilmente dobbiamo essere un po' più orgogliosi della nostra terra e capire che c'è tanto di bello, e sicuramente le contaminazioni possono essere fondamentali per accrescere l'esperienza, ma innanzitutto bisogna partire da quello che siamo. E la Puglia ha oggettivamente tutto, il mare, le colline, il vegetale che è sempre più sottovalutato. Oggi spesso si va a cena fuori, un vegetariano gli danno zucchine e melanzane grigliate nella terra delle cime di rapa, dei fagiolini, dei pomodori, e un po' dici forse qualcosa si è perso. Tieni ancora il microfono e facciamo il giro all'opposto. Adesso vi chiedo in maniera sintetica, in modo da darci proprio una definizione che ci aiuti, il punto di forza e il punto di debolezza di questa Puglia, perché insomma, abbiamo parlato di cose belle, c'è anche qualcosa magari da cambiare o da migliorare. Allora, punto debole secondo me è che in questo momento manca il sistema Puglia. La Puglia è spaccata in 3 blocchi, la zona nord, la zona centro e la zona sud. Siamo l'unica regione che in 300 km circa ha diverse condizioni climatiche e situazioni, dunque unirci sicuramente ci renderebbe totalmente esclusivi. La qualità di questo territorio è che innanzitutto, come detto già in precedenza, a noi l'accoglienza è nata, dunque sicuramente quello è la varietà di quello che possiamo offrire, che è più di quello che noi al momento offriamo. Simone? Io credo che ci sta un comune denominatore che per me è il punto di forza e debolezza.
la tradizione. La Puglia sicuramente, essendo un paese di forte tradizione, siamo ben propensi, no, a fare bene, come diceva prima il chef Schingaro, nell'accoglienza, ma anche siamo abituati al buon gusto delle nostre nonne. Però forse è proprio questa tradizione che magari anche nella gente locale, no, li rende un po' ostili, si spaventano un po' nell'accettare magari qualche piccola innovazione. Quindi dobbiamo essere bravi a prendere questa tradizione senza stravolgerla, ma portarla al giorno d'oggi. Io faccio sempre il paragone che la cucina deve essere un po' come la nuova 500. Cioè la 500, possiamo mai immaginare di andare in giro con una macchina anni 60? Sicuramente rappresenta gli anni d'oro, no, dell'Italia, ma è stata rivisitata, diciamo, rendendola con lo stile italiano. Noi dobbiamo essere bravi a prendere la cucina, l'ospitale, il servizio pugliese, ma portarlo, diciamo, ai giorni d'oggi senza stravolgerlo. Quindi metterla al centro come protagonista principale, senza però, diciamo, essere troppo attaccati a quello che si faceva una volta. Quindi bisogna comunque prendere a considerazione, ma proiettarlo nel futuro. Va bene, Riccardo? Ma il tecnicismo, parlo di tecnicismo, secondo me, sia in sala che in cucina, è cambiato notevolmente negli anni. 10 anni fa non si parlava di questo, quindi sicuramente le tecniche sono cambiate, questo è un punto di forza, ovviamente. Io non lo so se fondamentalmente la tradizione sia un aspetto positivo, nel senso che sì, d'accordo, però secondo me è la qualità che deve parlare, d'accordo? Poi ci possiamo inventare tutto quello che vogliamo, eh? Abbiamo tutto, abbiamo tutto quello che serve, però la tradizione arriva a un certo punto, non so, se sentite parlare sempre, tradizione diventa pesante un po' come parola, no? Sta tradizione, no? Quindi secondo me deve parlare la qualità. Quindi da questo punto di vista abbiamo le tecniche, usiamole, punto e basta. Antonello. Il punto debole, a mio avviso, può essere in questo momento, proprio per chi naturalmente ha contezza del momento positivo della Puglia rispetto al turismo, rispetto a quello anche che ci aspetta, insomma, per i prossimi anni, potrebbe essere quello di approfittare di questa ondata, improvvisarsi. Improvvisarsi nell'ospitale in accoglienza è pericoloso, non mi riferisco solo alla ristorazione, mi riferisco anche alla miriade di attività di B&B o di casa vacanze, eccetera. A mio avviso poi il bigliettino da visita di chi viene per la prima volta e gli si vende con una bella immagine sul web un contesto e poi realmente non è quello, non ci facciamo una bella figura. Io ritengo che questo momento positivo, questa bella ondata di interesse verso il nostro territorio, dobbiamo cavalcarla, dobbiamo sfruttarla al meglio e non approfittarne, perché spesso accade anche che nei B&B, naturalmente, chi improvvisa e non sa cogliere, non sa che cosa ha intorno, che cosa ha nel territorio. Fa dei danni anche agli altri. Non mi riferisco solo alla ristorazione, ma anche al patrimonio artistico e culturale che c'è a disposizione. Quindi, mentre a mio avviso bisogna, prima ancora di di attivare queste iniziative, fare una sorta di formazione di tutti gli attori di queste attività nel conoscere il territorio per poi promuoverlo, per poi invogliare, perché altrimenti continueremo ad essere, e può finire prima, sempre mare e orecchiette, voglio dire, è una cosa, sicuramente sono due elementi importanti, ma abbiamo tanto altro ed è giusto che vada promosso. Quindi questo può essere il rischio, un po' il punto debole, quello di non capire esattamente quello che sta accadendo. Il punto di forza allo stesso tempo è il territorio, perché in un momento in cui si parla di sostenibilità, in cui momento si parla di green, in un momento in cui ci sono dei temi attuali così importanti, ritengo che non l'unica sicuramente, ma la Puglia per una serie di aspetti è la regione che
meglio può far fronte a tanti aspetti e farsi trovare pronta per rispondere presente a quella che è la contemporaneità. Va bene. Domingo. Allora, i punti di forza, parto da quelli. Ci piace il plurale. Sicuramente che è una terra giovane nell'ospitalità e dunque dobbiamo cercare di non fare gli errori che hanno fatto gli altri. Mi riferisco ad esempio a tipo la Sardegna, no? Cioè, come diceva giustamente Magistà, che non bisogna poi farsi prendere troppo dall'entusiasmo e fare alcuni errori che poi le paghi. E infatti si vede. Dunque una terra giovane può sicuramente costruire un futuro sull'ospitalità completamente diverso e concepire un modo diverso di ospitalità. Certo. Essere visionari in questo. Questo sicuramente con l'aiuto di tutti e non solo di una singola persona. Altro punto di forza secondo me, e questo mi collego a quello che diceva Giovanni, è quello di la biodiversità, che forse ancora non tutti si sono resi conto, ma la biodiversità che c'è in Puglia non c'è in nessuna regione, assolutamente. Altro punto di forza, perché sentivo prima discutere alcuni colleghi e che invece sono completamente contrario a quello che dicevano, è una delle regioni che ha due aeroporti, poche regioni che ha due aeroporti, si arriva in macchina, si arriva in treno, è facilissimo ad arrivarci. E dunque questo è un punto di forza che non tutti si rendono conto, ma cioè io ogni volta che devo andare in Toscana devo fare un giro della Madonna. Cioè, devo arrivare a Bologna, da Bologna devo prendere il treno, oppure devo andare a Pisa, cioè è un casino. E questo mi rendo conto quando esco fuori. Invece il punto debole, ahimè, è quello che c'è ancora tanta gente pugliese che non ama questa terra. E parlo di tanti pescatori, di tanti contadini, vedere ancora questi gesti che spero in un futuro i più piccoli ci insegnano qualcosa, perché a me fa ancora male vedere roba per strada, cioè ho una rabbia e questo è il nostro biglietto da visita. Cioè, noi molte volte dobbiamo noi pulire, perché la faccia di uno straniero, la faccia di chi viene dal nord deve avere sempre questo biglietto da visita di noi, e questa è una cultura che purtroppo è ancora tanto presente e che fa male. Dunque dovremmo partire proprio da quello, da amare il nostro territorio e di non aver paura. Io non ho mai la fortuna di incontrare uno che butta qualcosa. Cioè, voglio trovarlo. Per lui, forse. Siamo contenti per lui, forse. Ma più che altro voglio vederlo in faccia, di che età ha, di cosa è fatto, ma per quale motivo. Gli parleresti, cioè, però. Cioè, assolutamente. Cioè, non, però dopo, cioè, vi rendete conto che siamo ancora a parlare di questo nel 2021? E forse, diciamo, il nostro futuro lo vediamo. Cioè, è questo che mi fa rabbia. E questo purtroppo è ancora un pugliese che non ama il suo territorio. Oppure andare nelle campagne e vedere ancora questi contenitori di polistirolo dove hanno le piantine i contadini che li abbandonano. Cioè non amare, è come se io tutte le sere la cucina la lascio sporca e gli do i calci e me ne vado. Cioè è la stessa cosa, non amare il proprio luogo di lavoro. O vedere pescatori che ancora insistono in determinate pesche illegali. E oggi non c'è più nulla nel mare, oggi non c'è più nulla, non c'è niente. Per questo poi dobbiamo andare a comprare il pesce dal Nord Africa o il polpo dalla Turchia. Hanno creato un deserto nei nostri mari eppure insistiamo ancora in questo. Cioè questo che dovrebbe essere il cambiamento reale. E spero in un cambio di generazione, non solo nella cucina, non solo nella sala, ma in tutto in un territorio, in qualcosa che deve renderci orgogliosi di quello che abbiamo tra le mani e amare questo territorio. Speriamo. Qui abbiamo Monopoli e Lecce, Conversano e Savelletri, diciamo tra origini e luoghi di lavoro, abbiamo la Puglia rappresentata al meglio, no? Avete fatto dei giri immensi e poi siete tornati a casa, insomma ognuno ha la sua storia. Volevo chiedere però un aneddoto divertente o diciamo esplicativo
del vostro lavoro fatto in Puglia, cioè perché questa cosa vi è successa solo e soltanto perché voi il mestiere adesso lo avete in Puglia. Quindi se ci raccontate qualcosa che in qualche modo enfatizzi questa pugliesità. Chi vuole iniziare? Riccardo. Allora, vabbè, io ti ho raccontato un po' qual è la mia storia, no? Quindi chi lo voleva fare questo lavoro? Raccontiamolo anche agli altri. Sì, sì, infatti, no, no, per carità. Beh, io sono di origini francesi, quindi importo dentro questa, no? Questa cosa e per contro quindi avevo già un po' questa passione innata, però non avrei mai pensato poi di renderla poi la mia professione. E quindi ho fatto praticamente tutt'altro, quindi ho studiato lingue, quindi automaticamente l'idea era altro, ti ho raccontato, no? Possiamo dirlo? L'idea, vedete con no, un microfono no, vabbè, sul palco. No, vabbè. Il suo piano B era sì, fare... Sì, un grandissimo piano B, fare cinema, quindi... Voleva era quella, fare l'attore. Era questa l'idea, era questa l'idea. E in un certo senso, vai, adesso lo interpreto in un ruolo, no? Mi pare giusto. Chiaramente sempre con sincerità, che è fondamentale. E quindi non ho iniziato realmente a lavorare in Puglia, quindi a 14 anni ho già lavorato fuori, molti più anni all'estero ovviamente, e onestamente non sentivo inizialmente il desiderio di ritornarci subito, no? D'accordo, perché non ero attirato da niente, a parte dalla famiglia ovviamente. Però poi fondamentalmente in Germania mi è ritornata questa voglia, no? Ho detto ma io ancora non ho visto niente, stavo sentendo che comunque in Puglia le cose stavano cambiando un pochettino e quindi il richiamo è stato totale alla fine. Io poi devo dare un gran merito, qui Domingo lo sa benissimo, conosce benissimo, ha lavorato 8 anni per la famiglia Melpignano e quindi devo dare gran merito a loro perché mi hanno aperto le porte chiaramente nuovamente dell'accoglienza, dove ho potuto poi esercitare anche le mie chiaramente caratteristiche alla fine. Quindi sono stato benissimo, sono stato attirato e quindi la ricerca è stata estenuante dopo, d'accordo? E ho vissuto anche in certo senso l'apertura di Borgo Ignazia e quindi ho sempre avuto poi voglia di esplorare ulteriormente. E poi è venuto sto santone di amico, alla fine perché lo frequentavo come cliente, e quindi si è creata questa sorta di sinergia e devo dire che è stato un ulteriore passo in avanti per me, dove in questo caso esercito il ruolo da attore protagonista probabilmente, no? Giusto? Posso dire questo? E siamo contenti, no? Per la Puglia. Cioè, fa un po' anche da regista e sceneggiatore. Eh sì, è so. ovvio, ovviamente. È multitasking davvero. Sì, 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 è come. Non, no. Sto qua, cioè, alla fine non c'è stato realmente motivo reale di ritorno, è stata la fame. Però un docufilm sul Pascià con lui dovremmo farlo allora. Sì, a questo punto, facciamolo. Antonello, raccontaci il tuo invece. No, io aneddoto in realtà è un po' legato anche alla molla che ha fatto scattare in me la volontà e la caparbietà nel portare avanti, nel fondare insomma il Pascià come ristorante, nel portarlo avanti e superando tutti gli ostacoli che immaginate si presentano nel percorso. Prima di noi il direttore Vizzari ha toccato insomma un nervo importante, no, rispetto alla ristorazione più che alla cucina, dicendo che ogni tanto bisogna ricordarsi, o meglio ogni tanto dobbiamo tenere sempre bene a mente che il ristorante è innanzitutto un'azienda, quindi spesso tutte le ambizioni, tutte insomma le cose che vogliamo, che cosa ci piacerebbe essere, e naturalmente alla fine dobbiamo sempre scontrarci con il concetto di azienda. Io però sin da piccolo che sono passato insomma sia l'infanzia che l'adolescenza nel caffè di famiglia dei miei genitori, parlo anni 80 e 90, spesso ero amareggiato e abbastanza erano delle cose che mi condizionavano spesso l'umore
e mi preoccupavano per il futuro, quando naturalmente nell'ambiente che può essere quello di un bar, di un caffè, di paese, di provincia, spesso si sentono dei discorsi abbastanza pessimistici, si sente sempre parlare bene di fuori, di quando uno va in vacanza, torna e delle proprie esperienze, poi c'è sempre questa voglia di dire no, ma qui siamo a Bari, qui siamo nel Salento, qui siamo a Conversano, e sono delle cose che in negativo, ascoltando in negativo, però che hanno sicuramente suscitato dei momenti di riflessione importanti e mi hanno portato a intraprendere questa sfida, perché non riuscivo magari anche un po' con gli occhi disincantati di un adolescente, però non riuscivo a capire perché le generazioni, insomma, dei nostri genitori, c'erano sempre queste lamentele, questo piangersi addosso, però poi con degli occhi attenti da osservatore, quale sono sempre stato, mi guardavo intorno e dicevo: ma quali sono delle esperienze in cui si è osato e che magari non sono andate bene? Poi il mercato è anche questo, è vero che a volte un'offerta sbagliata viene bocciata, insomma, dal mercato, però nel momento in cui non ci sono mai state non abbiamo elementi per poterlo dire, quindi questa cosa un po' mi ha spinto ad alzare l'asticella, a fare sempre meglio, a chiarire un po' quello che poteva essere il progetto del Pascià del ristorante, naturalmente tutto questo alzando l'asticella, ma allo stesso tempo guardandosi anche i conti, per cui avevo dalla mia età detto l'aspetto. Hai avuto un bel coraggio per l'età, sì, che avevi. Sì, ho avuto un coraggio perché poi quando ho aperto il ristorante avevo 22 anni, i primi 2 anni di rodaggio, poi da 24-25 ho detto cominciamo a seminare oggi, tra 15 anni qualcosa, anche voglio dire le coltivazioni più lente, qualche frutto lo porta. Comunque lo vedete, il Pascià di Conversano poteva essere un calciatore oppure un avvocato, perché si era iscritto a giurisprudenza a Ferrara e aspetta poi un attimo, non è mai aspettiamo la battuta del direttore, non è mai partito, ma Riccardo vuole dirci qualcosa sul calciatore, secondo me. Ma io non le sapevo queste cose, ma io le so. No, il calciatore perché voglio dire, era il periodo in cui giocavo a calcio e per via del ristorante, degli orari eccetera, dovevo fare delle scelte, quindi naturalmente. E invece l'iscrizione all'università non è mai. L'iscrizione all'università l'avevo fatta, avevo anche pagato il primo mese di fitto di casa, poi è venuta fuori questa opportunità e non sono mai più andato a Ferrara dove mi ero iscritto a giurisprudenza perché in quel periodo si era presentata l'occasione quindi di allargare al primo piano il caffè che avevamo e quindi di far decollare quest'idea di piccola ristorazione di qualità, ma poi dico sempre che bisogna naturalmente lavorare, essere sempre attenti, essere sempre sul pezzo, guardarsi intorno e naturalmente non risparmiarsi, perché poi la verità è questa, che noi a volte abbiamo paura di osare perché per i timori eccetera. Io dico un consiglio che mi sento di dire a tutti nel nostro territorio: abbiamo tutto e dobbiamo avere il coraggio, la capacità di guardare in maniera diversa, di operare in maniera diversa, perché naturalmente a mio avviso le condizioni sono positive. Ci sono. Torniamo a Lecce, dove abbiamo Giovanni Tortora e Simone Desiato, che potevano diventare un poliziotto o un rappresentante dell'esercito, cioè quindi qui abbiamo proprio le forze armate. Per fortuna invece, insomma, li troviamo a Palazzo Bienne. Raccontateci quale percorso tortuoso vi ha invece portato a fare quello che fate. Allora, sicuramente sì, da bambino, forse in maniera innata, ho avuto insomma l'amore e la passione per la cucina. Le nonne hanno sempre, diciamo, questa colpa di trasmettere questa passione. Scrivi, fammi giocare a calcetto, io non ero fortunato a giocare a calcio, giocavo a fare le orecchiette. Diciamo, poi si cresce, si diventa un po' più adulti, queste vicissitudini un attimino passano. Quindi se arriva all'età di 13-14 anni bisogna capire cosa si vuole fare. E avevo questo sogno di entrare nell'Accademia Militare, cioè stare all'esercito è sempre stato il mio sogno da bambino. Quindi vedere questa divisa mimetica mi ha sempre affascinato. Quindi ho deciso di fare 2 anni insomma dell'obbligo, siccome tutti i miei amici andavano all'alberghiero, sono andato all'alberghiero pure io, andiamo, per par condicio.
Però lì sono ritornate le orecchiette. Cosa è successo? Di nonna Antonietta o nonna Lucia? Nonna Lucia. Nonna Lucia. Che adesso purtroppo non c'è più. E quindi che è successo? Iniziando a lavorare, inizialmente mi dava un po' di libertà questo lavoro, perché sin da piccolo ho avuto la possibilità di iniziare a guadagnare, mi sentivo libero e vedevo futuro. Cioè già all'epoca vedevo futuro. E quindi pian piano l'idea di andare insomma a fare la vita militare è un po' sparita. Quindi ho lavorato per 5-6 anni in Puglia, poi ho deciso per crescere di un po' fare un po' il giro d'Italia. Fino a un paio d'anni fa, cioè cosa è successo? Stando un po' in giro per l'Italia mi chiedevano da dove vieni, dalla Puglia, tutti, oh com'è bella la Puglia. Cioè una Puglia che io non apprezzavo nel momento in cui, prima di spostarmi. Quindi sono dovuto andare fuori per capire cosa effettivamente avevo anche già. Questo mi sembra un fil rouge, no? Fra tutti. Cioè, secondo me bisogna andare prima fuori, vedere il giardino degli altri per capire e valorizzare quello che noi abbiamo. Se non ci spostiamo un attimino non siamo capaci, non riusciamo ad avere una mente lucida a valorizzare quello che abbiamo. Quindi diciamo un po', forse la pandemia anche mi ha riavvicinato a Lecce, e nel mentre insomma mi prendo un anno sabbatico, vediamo che succede. Se riesce qualche opportunità interessante da poter spingere, insomma, resto nella mia amata Puglia, altrimenti vuol dire che dovrò tornare insomma a fare la vita da zingaro, cioè, perché alla fine questo lavoro in un certo senso ti porta anche a fare questo. Ed è nata invece l'opportunità Palazzo Biene, quindi una realtà giovane, abbiamo aperto da circa un anno, e che è un gruppo tutto giovane, con Giovanni e gli altri miei colleghi, insomma, che è giovane, sembra così, certo. Ma è giovane. Tra l'altro tu mi hai detto, andare in cucina è un po' come partire in missione, no? Una, esatto, missione militare. Alla fine in cucina è, certo, una brigata, come potrebbe, certo, essere una brigata militare, dove c'è rigore, rispetto e disciplina. Quindi siamo qui, insomma, pronti a fare bene, siamo un'azienda giovane e siamo pronti a metterci in discussione tutti i giorni. Giovanni. Allora, il mio aneddoto si snoda in due punti fondamentali. Il primo è stata la scelta della scuola. L'ho decisa mentre giocavo a calcio dietro casa. Calciatore. Uno buono. Non giocavo a basket. Ah, meno male. No, ok. Calciatore anche tu? No. Mentre giocavo a calcio, insomma, chiacchieravamo nelle pause, perché le partite di calcio per strada duravano circa un'ora e mezza, due, tre, finché qualcuno non sveniva. Faceva l'ultimo gol. Esattamente, finché la mamma non si affacciava e gridava in italiano corretto di salire su. Niente, chiacchierando dissi, che sei un mio amico, ma tu che scuola fai? L'alberghiero, perché lo fai? Perché non si fa niente. Allora ho detto, vabbè, sarà la scuola mia. ho scelto così l'alberghiero sostanzialmente. Non avevo spero nessuno. Che non ci siano ragazzi dell'alberghiero lo che ci ascoltano. Di no. Diciamo, ecco. Vabbè, è cambiato un po' la scuola, diciamo. Vabbè. Il problema è che quel modus operandi, sì, nella scelta, sì, sono i problemi di oggi. Infatti. Ecco, escluso me, ovviamente. Vabbè, scusami. Allora, dai. Beh, insomma, scelgo la scuola, vado a scuola e sicuramente mi distinguevo per tante qualità, ma la principale era la simpatia. Non andavo molto bene. Era palese. Non andavo molto bene. A un certo punto mio papà, che è di una vecchia generazione, ha un colloquio con un professore del quale si lamentava del mio modo di fare. Gli dice al professore, io lo educo a casa e lì a scuola. E dice, ok, se lo porti al lavoro. Dunque io a 15 anni, in maniera volontaria, assolutamente libera, sono stato obbligato ad andare a lavorare. Insomma. E ringraziamo Vitangelo Mongelli, vero? Sì. Lo zio Vito che insomma, mi ha portato al lavoro. E quando poi mi ha rincontrato da Sabatelli, quando ero lì, con orgoglio diceva, questo è un mio alunno. E io dicevo, professore, ai tempi non dicevo proprio così. E niente, poi realmente... diciamo che questo lavoro ha scelto me, non io, il lavoro, perché io, come già avevi detto bene, volevo fare il poliziotto e da grande voglio ancora fare il poliziotto. Va bene, allora ti ritroveremo in un altro talk, in un altro, sì, festival. Invece, Domingo, raccontaci di, sì, no, Mamma Rosa e Papà Onofrio. No, io prima di tutto voglio dire che ho scartato subito il liceo perché li vedevo che erano... E anche il calcio, no? Non facciamo per me perché volevo qualcosa di più entusiasmante, no. In realtà io volevo fare il cameriere, non il calciatore, vedi?
a differenza loro. Perché? Perché d'estate andavo da mio padre serviva i frutti di mare, dunque uno street food inventato così, e dunque io li servivo e prendevo la mia mancetta, andavo a comprargli la birra ai clienti, ma era un tavolino di plastica così, dunque nasce la passione proprio del accudire, ecco, quello che dico, no? Quando cuciniamo, di accudire. Poi man mano diciamo che capisco un po' che invece era la cucina un po' dalla passione di mia madre, che ogni volta che non è una professionista, ma ogni volta che aveva ospiti, che ha ancora ospiti, per lei è una festa, e così faccio parte nel gruppo degli scout e divento il cuciniere, no? Ne ho avvelenati tantissimi, però da là nasce la mia passione. Però chi proprio mi ha diciamo trascinato nel mondo della cucina, che è la fortuna, perché poi la scuola in realtà se si trovano le persone giuste, è stato lo chef Domenico Maggi, dunque persona, ho avuto la fortuna di averlo come professore, diciamo che lui per primo aveva i capelli, mi ha tirato su per capelli e mi ha portato sin da ragazzino ovunque nelle sue esperienze, e poi mi ha lanciato proprio lui nella prima esperienza all'estero, che era a Londra in un 5 stelle lusso su Hyde Park, e da lì per me si è aperto proprio il mondo dell'hospitality. Basta, non ho fatto il calciatore. Purtroppo il tempo sta finendo, però rubiamo ancora 5 minuti se Barbara non si palesa a toglierci il microfono. E volevo chiedervi velocemente: cosa rubereste agli altri? Inizio io. Vai. Il nome, il Pascià, mi ecco. Piace da morire. Cioè, già io il Pascià, veramente, cioè proprio geniale. Dai, quello è geniale. Staffetta, passiamo al Pascià. Cosa ruberesti agli altri? A Domingo lo stipendio. Ah, lo dividiamo. A Tortora la simpatia. No, sicuramente dove Gianni è un amico prima ancora che un collega, che ho sempre, non abbiamo mai avuto la fortuna di lavorare insieme, però neanche di litigare. Io sì, no. Io sì, invece. Ah, no. Dai, vedi. Ti ricordi? Però, ora ce lo racconti. Però poi è una persona che un po' è Pipero Style, è difficile non volerli bene. Ti suscita. Dai, Giovanni, tocca a te. Cioè, cosa rubi agli altri? Non siamo fidanzati. No, già. Non siamo fidanzati, Antonello, ci tengo a dirlo, ma io da grande, se non faccio il poliziotto, voglio essere Antonello Magistrato. Ah, ok, cioè, bene. Questo è proprio... Con lo stipendio di Schigger. È ovvio. No, ormai non ce l'ha più, gliel'hai rubato tu. Appunto, solo lui. Cose. Quindi perfetto. Mentre di Schigger ho apprezzato sempre una cosa che mi porta un po' avanti. Come è entrato in Puglia... In punta di piedi, assolutamente, nonostante è al comando una delle più importanti realtà che la Puglia in questo momento ha, lui ha sempre mantenuto questo profilo basso, disponibile, gentile e con il territorio umile. Nonostante lo stipendio c'è la magistratura. Va bene. Simone, Riccardo? Ma sicuramente rubare in maniera scherzosa, sì, ci certo. Rubare allo chef, prendere esempio, insomma, è stato uno dei pionieri qui in Puglia a portare la cucina pugliese a livelli alti, quindi più che rubare potrei, insomma, prendere esempio da lui per cercare magari di seguire. Sì, era un rubare in senso buono, una strada di successo come la sua, quindi più che rubare mi auguro di poter seguire, insomma, quello che lui già ha fatto qualche anno fa. Ecco. Va bene. Riccardo. Oddio, mi mette in difficoltà, non so che dire in questo momento. Sicuramente la non difficoltà nel farsi i capelli la mattina, entrambi, ecco. Perché per me è un casino, ho dovuto farmi la permanente per avere un rigore sui capelli. Quindi ma il barbiere di Antonello? Lo stesso? Giovanni Tortora rubere i capelli. Ah, ecco. La barberia praticamente, giusto è quello. Barbara, noi possiamo andare avanti o ci vuoi interrompere? Ok, allora, li userei questi 5 minuti per... chiedervi di raccontare a chi ci ascolta il vostro motto. Io partirei da Magistà solo perché ne ha uno in dialetto barese che io da salentino ho fatto fatica a capire. Va bene, dai, preparate, ognuno ci racconti il suo motto e ci spieghi velocemente perché è quello il motto. Vai Antonello, dillo in barese però. Detto in italiano non... No, dillo prima in barese, rende. Poi ce lo traduci. In barese sembra tedesco, però
è una cosa che spesso, voglio dire, molti amici, collaboratori, insomma, molti che mi conoscono, dico spesso, quando si trovano in situazioni imbarazzanti o che una parola in più ha generato una problematica che potevano evitare, una parola mancante te la tracasta. Quella che dico io ogni tanto. Una parola che dite è troppa e due sono poche. Ecco. E poi ne è un altro sull'acqua salata, com'è? No, vabbè, quello è un motto, voglio dire, più che altro è che spesso, voglio dire, per chi è attento, che voglio dire, riesce ad interpretare in maniera giusta le situazioni, dico sempre che per capire che l'acqua è salata non bisogna berlo, per capire che il mare è salato non bisogna berlo tutto. Okay, basta un sorso. Riccardo, la tua invece è un programma, eh? Io me li sono segnati, vediamo. Vai, sono tre parole. Sì, sono seriose però. Sì, sono molto serie. No, perché cioè, poi alla fine... Diciamole prima. Sicuramente, vabbè, responsabilità, attitudine, disciplina, rigore sono aspetti fondamentali. Io mi ritrovo tante volte quando vengono nuove leve, comunque si affacciano da noi, è la prima cosa che dico poi fondamentalmente, perché è tutto bello fuori, adesso vado a lavorare al Pasciao, vado a Borgognazia, capisci, perché comunque no? Fa figo, vabbè io ancora non ti conosco, devo venire ancora a mangiare, chef, ancora non ho provato la tua cucina, quindi assolutamente, e quindi fa figo questa cosa, no? Quindi uno pensa di avere fondamentalmente, no, una fortuna, però una volta che ci entri, no, devi applicarti dopo, e là è la parte più difficile alla fine, durano quasi sempre poco, e allora come fai a ragionare su questo punto? Devi essere duro dall'inizio e dire quello che poi alla fine, no, c'è da fare, tutto qua, non è proprio un motto ma sicuramente, no, una via da seguire. Va bene, è uno stile di lavoro. Uno stile di... Simone? Ma un motto vero e proprio non c'è, sicuramente... Disciplina e rigore, cioè, e sorriso, quindi penso che il sorriso aiuti. Ci aiuta un attimino a smorzare il lavoro, che comunque è un lavoro duro, e sicuramente tanta disciplina e rispetto verso le varie figure professionali. Questo è un po', diciamo, l'ho preso dagli chef a vecchio stampo. Ecco. Va bene. Quello di Giannoni Tortola lo dico io, poi lui ce lo racconta. Il bello della diretta. Sì, sì, io non volevo fare l'attore, però la cosa, sì, è un'altra diretta, sì. Diciamo che mi piace sempre raccontare la sala come uno show che non ti permette una seconda replica. Io dico sempre, immaginate se inciampo in sala con il piatto principale agli sposi, cosa succede? Dunque noi non abbiamo un'altra possibilità. Ma è vero che ti succedeva spesso questa cosa, che inciampavi? Sì, ragazzi, 16enne ho fatto cadere la torta di un evento, non lo dimenticherò mai. Però non era colpa mia, l'ho messa in alto e io poi sono andata giù tutta. Si cade e ci si rialza, questa è la prova provata. Dunque sì, dico sempre che noi viviamo quotidianamente in diretta, dunque ci dobbiamo improvvisare. E i clienti sono delle mine vaganti, perché noi facciamo un'idea di quello che avviene, ogni volta ce lo stravolgono. Probabilmente è per questo che sono basso la pancia, ho perso i capelli, Davide Rasta e sei magro e alto. Va bene, e chiudiamo con Domingo. Beh, in realtà sì, quello che dico sempre un po' in generale ai ragazzi di sala e cucina è che di guardare lontano, ma anche se stiamo guardando troppo lontano, cercate di alzarvi in punta di piedi, perché c'è sempre qualcosa che non abbiamo visto, e di rimanere comunque fermi su quello che stiamo facendo, cioè cercare di trovare il giusto equilibrio, che non è facile raccontare un po'. È un po' strano, perché certe volte noi vogliamo per forza a tutti i costi fare l'effetto wow, no? Adesso sentivo da due giovani, no? Se mi permettete, sai, disciplina, rigore, cioè anche un po' meno, cioè, dobbiamo un po' rilassarci e godercelo, cioè quello che facciamo, perché sennò siamo sempre spingendo sempre a 3.000 e poi non ci viviamo questi momenti bellissimi. Prima Magista collega un po' tutto, diceva il futuro è adesso, dunque occhio a non spingere troppo, perché non dobbiamo per forza fare fuochi d'artificio, certe volte abbiamo delle cose tra le mani e non ci rendiamo conto, dunque
guardiamo lontano, guardiamo anche oltre, però ricordiamoci sempre dove siamo, perché è importantissimo. E poi io dico sempre, no? Il grande Marchesi diceva, oh, che due uova al tegamino facciamo, cioè non facciamo gli interventi a cuore aperto. Sono loro che devono avere pressione, un chirurgo che fa un intervento a cuore aperto. Noi due uova al tegamino facciamo. Facciamole bene, ma due uova al tegamino, ricordiamocelo sempre. Va bene, io vi ringrazio, penso che sia la prova provata della ricchezza di questo territorio. Un applauso e guardiamo avanti all'edizione 2022, ci ritroviamo. Buon lavoro. Grazie.